Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Un incidente questa mattina. C'è un uomo di 71 anni che è in gravi condizioni dopo essere caduto dalla sua bicicletta. È accaduto a Terranova Bracciolini intorno alle 7:30 nei pressi del ponte Mocarini. Sul posto un'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Faella, un'automedica del Valdarno e il 71enne è stato trasportato con il Pegaso in codice rosso alle Scotte di Siena. Un altro intervento sempre dei mezzi dell'emergenza urgenza è stato necessario oggi intorno alle 13 in località Tregozzano, nel comune di Arezzo. Una donna è caduta da un terrazzo ed è rimasta ferita. Pare stesse facendo alcuni lavori di giardinaggio. L'altezza della caduta per fortuna non è stata importante ed è stata comunque attutita dal tetto della rimessa adiacente. Sono accorsi i sanitari dell'emergenza urgenza con un'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo e un'automedica. La donna appunto è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Adesso invece parliamo di questo intervento del cantautore aretino Il Cile, che ha deciso di condividere con tutti i suoi fan, ma non solo, ovviamente, la sua esperienza con l'alcol, la sua dipendenza dall'alcol. Lui dice adesso per fortuna di stare bene, ma appunto esorta tutti coloro che si dovessero trovare di fronte a questo problema a chiedere aiuto e soprattutto ad educare i ragazzi. La mia condizione è dipesa solo da me, non dal mio libero arbitrio, e anche se parlo anche di persone che possono alimentarti, ciò non significa che siano colpa loro, perché, come dire, quando hai tale condizione, una condizione di dipendenza, e ognuno è diversa, anche il tuo fratello sanguigno, la persona che ami più e vuoi sposare come è per me, che purtroppo in determinate situazioni ti facendo una scintilla che però è dovuta alla tua modalità interiore di dipendenza, di autodistruzione. Non puoi farci niente, è una questione chimica, è una questione che puoi superare guarendo. Un post e poi un video. Il cantautore Il Cile utilizza i social per esortare chi si dovesse trovare ad affrontare una dipendenza da alcol a chiedere aiuto. La mia prima sbornia, racconta, a 15 anni. Nel post anche una foto di un suo ricovero di 2 anni fa, quando gli venne diagnosticata la pancreatite acuta. Uscito di lì, racconta ancora, resti 3 mesi, poi ricominciai a bere. Lo scorso 31 agosto mi è stato detto che se non voglio morire non dovrò più toccare alcol a vita. Io sto bene. E voglio solo fare il mio lavoro, le mie cose, e mi piacerebbe davvero che però ci fosse, si aprisse un dibattito su da questa cosa, perché io sono completamente contro il proibizionismo, perché non funziona, cioè nei paesi con la pena di morte la gente uccide lo stesso, funzionerà proibire una canna? Non credo. Quindi secondo me i ragazzi vanno educati alle sostanze che purtroppo esistono, far capire i pro e i contro, i pro nel senso di quello che nell'immediato ricevi, ma a lungo termine o a breve termine o con la morte può arrivare, questo fa parte della vita, cioè i governi sia di destra che di sinistra su questo hanno sempre fatto gli struzzi, tipo no, droga no, cioè come quando c'era quel programma di Guzzanti, droga no, droga brutto. È un po' più complessa, siamo nel 2023, i ragazzi sono anche più ricettivi e vanno su internet, si informano, ma se ci fosse un organismo già scolastico, educativo, che affrontasse la cosa, secondo me tante situazioni, non dico che si risolverebbero, ma verrebbero alleggerite. Detto questo, vi ringrazio, vi voglio bene, a presto, io faccio canzoni, non smetterò mai. Avrebbero distratto la commessa per rubare dei gratta e vinci, ma sono stati identificati dai carabinieri. È successo lungo la E45 nei pressi dell'area di servizio di Sansepolcro nella notte tra il 22 e il 23 di agosto scorsi. In particolare una coppia, un uomo e una donna, hanno parcheggiato la loro roulotte appunto nell'area di servizio, si sono introdotti all'interno del bar e la donna avrebbe proprio distratto la commessa con una serie di richieste. Intanto il suo compagno avrebbe approfittato appunto di questa distrazione per portare via 2 serie di gratta e vinci del valore di circa 500 euro. Quando poi l'impiegata si è accorta del furto, i due
ormai avevano guadagnato la fuga. Sono stati i carabinieri di Sansepolcro, anche grazie alle immagini della videosorveglianza, a identificare i due soggetti, già noti peraltro alle forze dell'ordine. Torniamo adesso a parlare invece della questione dei cattivi odori che interessa diverse frazioni del comune di Arezzo, ma che in alcuni casi viene addirittura percepita fuori appunto dal perimetro del comune capoluogo. Sentiamo allora il comitato quale posizione ha preso ultimamente. Si sta per concludere un'altra estate che per voi è stata molto difficile. Decisamente sì, la situazione è ulteriormente peggiorata. Siamo arrivati dopo ormai diversi mesi di trattative, di controlli, di verifiche e quant'altro, addirittura a fare 2-3 segnalazioni giornaliere. Il comitato Stop Puzzo Arezzo non molla, anzi, dopo un'estate in cui si sono susseguite decine e decine di segnalazioni per i cattivi odori percepiti in diverse frazioni della città e anche oltre, il comitato torna a prendere posizione mettendo, come si suol dire, i puntini sulle i. Siamo diventati stalker, siamo diventati disturbatori, siamo diventati addirittura, siamo stati accusati di essere una catena di Sant'Antonio mediatica. E va bene, non è bello perché il cittadino è una risorsa. Tra i principali indiziati per le emissioni dei cattivi odori c'è indubbiamente il termovalorizzatore di Sanzeno, che si sta trasformando in una vera e propria centrale di recupero. I componenti del comitato ci tengono a precisare che nessuno ne ha mai chiesto lo stop. Infatti il messaggio che inizialmente è stato sempre dato, proprio dall'inizio, è che non siamo contro l'impianto. Se c'è un processo industriale, qualcosa che crea questo tipo di problema, questi odori, e speriamo odori e basta, ma insomma odori che comunque sia determinano dei problemi, e questi problemi vanno risolti, questa cosa va risolta. Va bene fare tutti gli studi con i modelli matematici degli spostamenti del vento e quant'altro che ci possono dire come, però il problema essenziale è il puzzo, è l'odore, non ci deve essere. Non ci deve essere nella maniera più totale. AISA ha adesso deciso, assieme all'amministrazione comunale, di effettuare un'indagine olfattometrica, dati che serviranno ad eventuali futuri investimenti per mitigare gli odori. Un peccato, dicono dal comitato, non averci coinvolto. È stata persa, a mio parere, anche un'occasione di collaborazione, perché voglio dire, potevano fare anche bella figura, e invece hanno preferito considerarci come dei nemici, nemmeno avversari, nemici, e quindi va bene, noi per carità di Dio proseguiamo molto tranquillamente, facciamo i nostri passi, però non si demorde, siamo stanchi ma non abbandoniamo. La prossima assemblea è stata fissata per il 12 di settembre in previsione del Consiglio Comunale aperto sull'argomento che si terrà il 21 di settembre. Diciamo, questa è una cosa trasversale e non sappiamo nemmeno più come spiegarlo. Il puzzo lo sente, sia chi ha dato il voto a questa giunta, sia chi non l'ha dato. Ed è così. E quindi qualcuno si nasconde perché non vuole fare, per qualche motivo di interesse, eccetera, non vuole fare confusione. Però un po' di confusione va fatta, ripeto, con calma, tranquillità, ma va sollevato il problema. Ieri in Valdarno, ed esattamente a San Giovanni Valdarno, nella piazza proprio a lui intitolata, un omaggio al generale dalla Chiesa. La parola che io ho inserito nella nuova lastra, quest'anno ho messo la lastra nuova, è una delle frasi importanti che ha detto dalla Chiesa. Se c'è un potere è quello dello Stato. Se c'è un potere è quello dello Stato, è tutta quanta, è favolosa. Nel giorno del 41esimo anniversario dall'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per mano della mafia, la comunità di San Giovanni Valdarno gli rende omaggio con una cerimonia organizzata dall'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di San Giovanni Valdarno, nella piazza che gli fu proprio intitolata circa un anno fa a San Giovanni.
Durante la cerimonia, la deposizione di una corona di alloro e l'intervento di due studentesse che ne hanno rimarcato anche la figura di padre. Sì, la figura di Carlo Alberto Dalla Chiesa è una figura immensa. Quello che è veramente importante, che emerge oggi dalle parole di queste due ragazze, è che sia arrivato fino a loro il messaggio, perché il senso proprio di queste commemorazioni è quello di tramandare ai ragazzi che non l'hanno vissuta, perché per molti di noi è storia, ma storia vissuta, mentre loro che la vivono però derelato, perché chiaramente non c'erano all'epoca, è importante vedere quanto sia arrivato nelle loro coscienze del messaggio della sua attività, della sua forza, della sua dedizione alle istituzioni, della sua dedizione allo Stato, ma anche alla figura del padre. E questa è una cosa che mi è piaciuta veramente tanto, perché non dobbiamo mai scindere la figura istituzionale dalla figura personale, perché ognuno di noi ha un incarico pubblico ma anche del privato e riesce a dare il meglio di sé soltanto quando riesce a coniugare queste due cose, cosa che ha fatto Carlo Alberto Dalla Chiesa. Per le giovani generazioni, un esempio da seguire. Il fatto che nonostante faccia paura il mondo della mafia, il mondo della violenza, e lui nonostante ciò ha messo questa paura da parte per riuscire ad assicurare un futuro ai suoi figli, che magari ancora adesso non è perfetto, ma è già un qualcosa dove c'è stato un sacrificio, e quindi secondo me è una cosa bellissima. E allora facciamo un piccolo passo indietro e torniamo a questa domenica 3 settembre, che per Arezzo è stata caratterizzata dalla 144esima giostra del Saracino. Intanto questo primo servizio sulla cronaca, appunto, della manifestazione. Alle mie spalle esplode la gioia del popolo rosso-verde, perché la 144esima giostra del Saracino con la lancia dedicata ai 100 anni dell'Arezzo va al quartiere di Porta Crucifera. È stata una giostra dopo tanto tempo, senza nemmeno un 5. Il punteggio massimo previsto non è stato infilato da nessun quartiere. Porta Crucifera infatti ha vinto con 8 punti, 2-4 di Lorenzo Vanneschi e Niccolò Paffetti. Ha unificato in mezzo per noi, perché era l'ora di rivincere, ci siamo riusciti, siccome siamo chiaramente felicissimi e soprattutto torniamo dove ci compete, nel primo posto. Che sarebbe stata una giostra un po' diversa dal solito, lo si è visto subito nel primo tiro di Gian Maria Scortecci per Porta Santo Spirito, che ha marcato un 2. Elia Cicerchia nella seconda carriera ha marcato un 4, per lui un punteggio insolito, abituato ad un 5 netto. Porta Sant'Andrea e Porta del Foro non sono andate oltre il 7, e così è stato piuttosto semplice per Porta Crucifera marcare un 4 e portarsi a casa questa lancia. C'è una dedica a mio figlio Lapo, c'è una dedica a Nadia e Luisa, che sono due quartieriste scomparse e che sono l'anima del quartiere. E più, c'è una dedica al babbo del nostro allenatore, che è scomparso recentemente. Siamo tutti una grande famiglia. Un trofeo fortemente identitario per la città di Arezzo. Centenario dell'Arezzo Calcio, che è un altro dei punti identitari della città, si sposa con la giostra che è sicuramente più giovane, perché per noi la giostra è nata nel 34, in realtà è molto più antica, quindi è un altro di quegli avvenimenti che tengono la città insieme, con le dovute divisioni tra quartieri, ma insomma è un momento bello, un momento tra l'altro non scontato, perché dedicare la lancia a un soggetto non facente parte della storia artistica e culturale di Arezzo poteva sembrare strano. In realtà è stato premiato il tema dell'identità cittadina. Un po' di tafferugli durante le seconde carriere, ma niente di che sotto il profilo dell'ordine pubblico. In tribuna VIP il presidente della Lega Pro, il presidente dell'Arezzo e il direttore degli Uffizi. Tutto il mondo invidia ad Arezzo, così anche come all'Italia, queste tradizioni secolari e anche millenari in alcuni casi, e quindi è un esempio della bellezza viva, della storia viva, dell'arte viva, effettivamente, e questo è molto molto importante. Qui si vede anche, sì, la gente guarda da tutto il mondo, ci sono alcune persone venute anche da altri continenti, però c'è tutta la partecipazione di Arezzo, di tutti aretini e anche del contado intorno ad Arezzo, della Toscana, e quindi questo è una cosa sentita, e quindi anch'io sono emozionato essendo finalmente presente.
E allora lo avete visto, insomma, il problema della sicurezza è indubbiamente uno degli aspetti, insomma, più importanti della manifestazione. Noi allora abbiamo chiesto a chi se ne occupa, assieme ovviamente alle forze dell'ordine, come viene gestita. O gestire la sicurezza in una settimana, perché non è soltanto il giorno della giostra come questa e poi ovviamente anche il giorno della giostra, che cosa significa? Allora, sono delle maratone, belle maratone, in quanto nel nostro sangue scorre sangue aretino, e però molto impegnative, perché va prevenuto un po' tutte le situazioni con, diciamo, in concomitanza con le forze di polizia, per ottenere un massimo risultato con un giusto sforzo. C'è stato anche un episodio in piazza San Giusto, ovviamente le forze dell'ordine lo hanno assolutamente slegato dalla giostra, e proprio i quartieristi ci hanno detto, ecco, il nostro servizio d'ordine, insomma, comunque il servizio d'ordine della giostra in senso lato ha funzionato. Sì, diciamo che si tratta di pierini sciolti da quelle che sono i quartieri, quindi vanno presi per quello che sono, soggetti che hanno dei piccoli problemi e pensano con qualcosa di eclatante di essere sotto i riflettori, cosa che invece ottengono l'effetto contrario. Il servizio preventivo individua e isola il soggetto, però purtroppo sono anche frazioni di secondo prima che compia qualche atto, e quindi il tempo è necessario. Senza darci un numero preciso, quanti uomini avete dovuto impegnare? Allora, da parte nostra di agenzia abbiamo 40 operatori addetti al controllo, più abbiamo messo a disposizione una liquada di 7 persone, 7 unità che all'occorrenza vanno a integrare quello che sarà bisogno di integrare. Quindi 47, poi ci sono io, c'è altri miei aiutanti, chiamiamoli così. La vediamo sempre più o meno in questa zona, perché questa è un po' la torre di controllo. Sì, questa è la famosa sala dei bottoni, quindi diciamo sono tutti qua. Io faccio un'alternanza perché sono anche un po' in campo, quindi faccio di collegamento, anche se la tecnologia con gli apparati radio ci aiuta molto. Quando Arezzo festeggia o ha qualche manifestazione, voi siete matematicamente al lavoro? Diciamo di sì, mi piace questo perché viene apprezzata quella che è la qualità professionale degli operatori e la serietà aziendale che dimostriamo. Un incasso davvero straordinario per la mostra mercato del gruppo femminile del Calcit edizione 2023. Sono stati infatti raccolti oltre 16.000 euro, esattamente 16.385, che saranno interamente destinati al mantenimento del servizio di cure domiciliari oncologiche Scudo, un servizio svolto in collaborazione con le cure palliative della ASL Toscana Sud-Est. L'importante risultato, spiega in una nota il Comitato Lotta contro i Tumori, è stato possibile grazie al costante impegno del gruppo femminile, numerosi visitatori provenienti dal nostro territorio, ma anche ai tanti turisti, sia italiani che stranieri, che appunto hanno voluto, insomma, fare un acquisto, in questo caso solidario. Parliamo adesso invece di Cortona Antiquaria. Si è chiusa con un ottimo successo di pubblico l'edizione 2023. Oltre 20 antiquari, un corollario di eventi tra concerti, liriche, mostra collaterale, presenze internazionali per un afflusso di pubblico di 6.500 visitatori. Si chiude così la 61esima edizione di Cortona Antiquaria, un viaggio ideale dalla Spagna al Caucaso che ha portato ad ammirare tesori di elevatissima fattura con importanti storie alle spalle. Mobilio, argenteria, tessuti, sculture, dipinti ed oggetti rari che hanno popolato per quasi 3 settimane il centro convegni Sant'Agostino. Ottime anche le vendite, come da comune conferma degli antiquari. Soddisfatto anche il sindaco di Cortona, Luciano Meoni. Una mostra che da sempre arricchisce l'estate cortonese, mantenendo una qualità altissima e offrendo un'esperienza che rende Cortona leader nazionale nel mercato antiquario e del restauro. Le attività che abbiamo affiancato poi, come la mostra Eredità Macchiaiola assieme alle serate musicali, sono riuscite ad attirare migliaia di persone. È importante sottolineare che si sono raggiunti ottimi risultati, soprattutto dal punto di vista delle vendite degli oggetti, aggiunge Francesco Attesti, assessore
valore alla cultura. Per il futuro, prosegue, sarà necessario trovare nuove modalità espositive, magari coinvolgendo anche istituzioni che operano nel campo del design. Il direttore artistico Furio Velona, infine, prospetta un futuro nuovamente roseo per il settore. Questa edizione ha registrato un ritorno di interesse verso l'antico in un momento di instabilità in cui si guarda al futuro ancorandosi al passato e alle sue bellezze che durano nel tempo. E allora, sempre a Cortona, ma questa volta domenica 10 settembre, sarà di scena la seconda edizione dell'esposizione Cinofina Nazionale Città di Cortona. L'iniziativa è organizzata dalla Proloco Cortona Centro Storico, con il patrocinio del Consiglio regionale, del Comune di Cortona e di Arcicaccia Toscana e Umbria. L'esposizione è aperta a tutte le razze, con o senza certificato, ai cani non di razza e ai giovani presentatori. Le attività si svolgono nella palestra comunale di via del Mercato e le iscrizioni saranno aperte dalle 8.30 fino alle 10.30. Come si suol dire, buona la prima, un ottimo successo per Alti Scaffali, ed era appunto la prima volta in cui, dopo l'incontro con l'autore per le iniziative della Biblioteca Città di Arezzo, c'era anche l'incontro con gli avanzi di Balera. Vorrei sapere se sono vere le cose da dire, prima cosa, perché un po' di dubbio c'è sempre, ecco, diciamo. Ah. Ecco. E poi una critica al libro, che le pagine sono troppo dure. Io quando metto, faccio l'angolino per fare il segno, è come l'orecchio del Doberman, mi sa rizzano. E io sono 5 giorni che leggo l'introduzione. Alessandro Barbero sul palco della Fortezza di Arezzo per la rassegna Alti Scaffali, che ha visto anche l'atteso ritorno degli avanzi di Balera. Professore ordinario di storia medievale presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale a Vercelli, oltre a essere una delle firme della stampa e tutto libri, Barbero collabora a programmi televisivi. Ad Arezzo ha presentato il suo ultimo libro, con al centro l'attentato alle Torri Gemelle. Non è un romanzo storico, non vuole raccontare la vera storia dell'11 settembre, racconta una vicenda totalmente immaginaria legata a quella data e a quella vicenda. Allora lì devo dire che la teoria del complotto, che qualcuno nella CIA sapesse molto, ecco, anche se io ci credo poco, però è molto romanzesca, in un romanzo ci sta bene. Il prossimo potrebbe invece raccontare proprio la città di Arezzo. Quando ero ragazzino ho cominciato a scrivere i primi racconti ed ero molto legato ai titoli. Io spesso scrivevo un racconto perché mi veniva in mente un titolo e avevo una gran voglia di scrivere un racconto che si intitolasse I demoni cacciati da Arezzo, pensando alla vicenda di San Francesco, perché mi sembrava un titolo bellissimo, però non l'ho mai scritto, chissà in futuro. La conclusione della serata, riservata invece agli avanzi di Balera, Santino Penna, Cherubini, Alessandro Lisi e Francesco Maria Rossi, il celebre trio di antropologi aretini, intervenuti sui temi trattati con la consueta indole dissacrante e umoristica. Cosa varrà ad insegnare un popolo a noi altri? Un popolo che d'un oscio mangia il fegato e basta e butta via, insomma, come... avessero imparato una volta a pillottarlo mentre c'è un po' d'aglio, niente da fare, buttavo via ogni cosa. La fame gli mancava quella gente lì, te lo dico io. E noi siamo qui allora per controllare Barbero, perché con tutte le teste di uovo, tutti gli intellettuali che c'è in città, ora è possibile che debbano chiamare un luminare dal Piemonte per parlare di un libro, insomma, è vero, dottor Rossi, insomma. Dottor Rossi docet, insomma. Sì, cioè, se ne è avuta male. Sì, se ne è avuta male, anzi ha detto Barberio, ha detto ci sarà Barberio. E io ho detto no, ti sei sbagliato, quella è Anna e Barbera, che è quello dei cartoni animati. Però il dottor Rossi, insomma, veramente l'ha presa male, perché come? Chiamate uno storico con quello, con tutto il lavoro che ha fatto sulla battaglia del campo, ha fatto anche il funerale di Guglielmino De Lubertini, voglio dire, cioè, come si fa? Voglio dire, se qui viene Barbero, allora noi che si va con Brunelli di Montalcino a fare una conferenza a Canelli in Piemonte, cioè, dai, pazienza, scusa. Lei che ne dice di queste cose? Io penso che tentare di dire una cosa intelligente è una cosa molto difficile, oggi come oggi. Io non mi sento di dire niente. Quando loro dicono nous allons, è perché l'hanno imparato da noi. Come si dice noi? Allora, e loro hanno imparato nous allons. Qu'est-ce que tu fais? O che fai? L'hanno imparato. Où vas-tu? Un duve. L'unica è quando loro dicono chapeau di differente, c'è cioè chapeau che per dire una cosa di meraviglia, e tu dice chapeau, noi si dice la faccia di c***o, ma più o meno è quella, insomma, la cosa, capito?
Una serata tra mistero, risate e buon cibo. L'appuntamento è fissato per le 19.45 di sabato 9 settembre, quando il centro di aggregazione sociale Tortaia ospiterà la cena con delitto comico, ideata e messa in scena dall'associazione culturale Noi delle Scarpe Diverse, che tornerà appunto a proporre un'apprezzata formula dove ogni commensale dovrà indossare le vesti del detective per individuare il colpevole di un misterioso delitto. Al termine della narrazione i commensali saranno chiamati a ricostruire proprio le dinamiche di questo giallo, con i più veloci e i più precisi. Ovviamente poi ci sarà un premio offerto proprio dal CAS Tortaia. E siamo allo sport, insomma, come si suol dire, chi ben comincia è a metà dell'opera. Come sappiamo è andata davvero bene la prima partita dell'Arezzo Calcio ed è iniziata già questo pomeriggio alle 14 la prevendita in vista di Carrarese Arezzo. Trovate tutti i punti vendita con i relativi orari di apertura nelle pagine web e social della società. Intanto la partita si giocherà sabato 9 settembre alle 18.30 ed è prevista una maxi coreografia proprio in curva Minghelli, ovviamente per festeggiare questo importante compleanno e 100 anni appunto dell'Arezzo. Continuiamo a parlare dei colori amaranto e a conoscere insieme una delle calciatrici tra le fila dell'Arezzo Calcio Femminile. Fin da piccola camminavo con il pallone sotto il braccio, per cui penso che sia una passione che man mano con gli anni è sempre più accresciuta, di conseguenza mi diverto dentro il campo, e fin quando mi diverto penso sempre che sia la cosa più bella che si possa fare. Una passione, quella per il pallone, che nasce da lontano, cresciuta giorno dopo giorno. Simona Zito, difensore classe 1996, originaria di Palermo, è cresciuta calcisticamente nella squadra della sua città. È uno dei nuovi acquisti dell'Arezzo Calcio Femminile. Ho iniziato a giocare a calcio sin da piccola, perché seguivo tanto mio papà e mio fratello. Quindi sin da piccola, quando avevo 4 anni, ho iniziato a giocare con una squadra di calcio maschile del mio quartiere. Fatto fino ai giovanissimi regionali, dopodiché sono passata alla prima squadra femminile, ai tempi in provincia di Messina, dove ho fatto un campionato di primavera con una squadra che militava nel campionato di Serie A. Dopo aver giocato appunto in provincia di Messina, sono passata alla Ludos Palermo, dove ho praticamente fatto circa 10 anni in quella squadra, fino al campionato di Serie B di 3 anni fa. L'anno scorso invece sono passata alla San Marino Academy, facendo sempre il campionato di Serie B, e adesso quest'anno sono qui ad Arezzo. La posizione in campo è sempre la solita oppure ci sono state delle trasformazioni? Diciamo che nasco come un centrocampista centrale, poi però negli anni qualcosa è cambiato e adesso sono un difensore centrale. Ecco. Penso che intanto sia la personalità, la cattiveria, quindi il carattere che contraddistinguono ogni giocatore. Poi è chiaro che le doti tecniche e tattiche sono quelle che si acquisiscono durante il tempo, però il carattere è un qualcosa che nasce con noi e che ovviamente ci si porta dentro il campo. Quanto vale per una squadra importante lo spogliatoio? Tantissimo, per me è fondamentale. Il concetto di gruppo all'interno di una squadra è un qualcosa che va oltre sia l'aspetto tattico che tecnico, per cui quando alla base c'è un gruppo solido di sicuro si possono colmare tanti gap, che siano tecnico-tattici. Ed infine parliamo di tennis, perché si sono conclusi proprio in questo fine settimana, ospitati dai campi del tennis Giotto Arezzo, i campionati nazionali Under 14 trofeo Federico Luzzi. Campione italiano Under 14 Memorial Federico Luzzi per la T Verona, Peter Ciangherotti. Il tennis a Giotto archivia i campionati italiani maschili Under 14 trofeo Federico Luzzi. Un campionato che per tutta la settimana ha animato qui i campi del tennis Giotto, un evento sportivo molto importante, altissimo valore, ha arricchito la città in questa settimana particolare, ha dato modo anche agli atleti e agli accompagnatori di vivere il clima di giostra che si respira. 9 giornate ricche di incontri tra 128 tennisti del 2009 provenienti da tutta la penisola, che hanno trovato il loro compimento con l'assegnazione dei 2 titoli nazionali nel singolo
singolo e nel doppio. Non è mai facile fare un torneo di questa portata con tanti ragazzi, le famiglie e gli allenatori, quindi siamo felici che i ragazzi si siano trovati bene, che abbiano passato una settimana felice e si siano soprattutto divertiti, perché alla fine sono ragazzi giovani, quindi è importante che il divertimento sia sempre prioritario per loro. La giornata conclusiva ha preso il via con la finalissima del doppio, che ha regalato particolari emozioni per la coppia formata da Leonardo Fiocchi dello Sporting Club Selva Alta di Vigevano e Andrea Petrini dello Sport Club Nuova Casale di Casale Monferrato. Nel singolo si è invece imposto Peter Ciangherotti dell'Associazione Tennis Verona. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto e arrivederci.